A Cassino vince il merito. Questo è lo spirito che ha animato l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di concerto con la CRC, la società organizzatrice di Verdevento, il festival che animerà il parco Baden Powell di Cassino dal 1 al 9 agosto. 8 giorni di concerti con i protagonisti della musica nazionale e internazionale, gratis, per gli studenti degli istituti superiori del Cassinate che hanno conseguito la maturità con una votazione di 100 centesimi. Questo naturalmente è un piccolo segnale che noi vogliamo dare, non è certo un elemento sostanziale nella vita delle persone, però penso che per i ragazzi che hanno lavorato tanto, che hanno voluto con forza questo 100, sia un momento importante, soprattutto 10 giorni dopo il loro diploma, avere questo riconoscimento da parte dell'amministrazione in uno dei più grandi festival del centro Italia. 65 ragazzi che hanno ricevuto il premio, un modo per gratificare l'impegno. E poi anche per divertirsi in questo nuovo sito che abbiamo creato qui a Cassino, che sarà un parco naturale per tutto l'anno e che per i 10 giorni di agosto sarà il teatro di eventi importanti, musicali, che soprattutto i ragazzi apprezzeranno. Non solo musica e spettacolo, Verdevento Cassino 2014 è animato anche da altri ambiziosi obiettivi, l'ecosostenibilità, lo sviluppo urbano e sociale, e questa iniziativa ne è esempio evidente. È un'idea straordinaria. Quando l'assessore Danilo Grossi mi ha detto di questa iniziativa sono stato naturalmente contento, perché cerchiamo, come ti dicevo nelle altre occasioni, di essere vicini e quindi di far diventare sempre di più la manifestazione socialmente sostenibile, e questo è un esempio straordinario di scambio tra la società e chi organizza eventi culturali di una certa dimensione. Dovrebbe essere sempre così e dovunque.